non sarebbe stato decidere di partire. E è stata un po' lunga, un po' complessa, ma l'abbiamo risolta, credo, come tutti volevano che si risolvesse. Troppo lunga dal tuo punto di vista? No, sapevo che la scadenza era 30 luglio, quindi tempo ce n'era ancora. Io ho dato la parola che non avrei firmato da nessuna altra squadra, attendevo la Roma, attendevo determinate risposte che ci sono state, quindi basta. Senti, per la prima volta da quando c'è Luis Enrique la Roma è quinta in classifica, tu sei stato tra i primi in casa Roma a parlare di obiettivo anche già per quest'anno, cioè il terzo posto. Che cosa ti sei fatto questo terzo posto realmente? Sono punti che le altre squadre hanno fatto e noi no. In una maniera o nell'altra ci sono riusciti, noi a volte no, e dobbiamo mantenere più continuità, perché davanti abbiamo due squadre molto forti e subito dietro ne abbiamo altre due molto forti. Avere obiettivi, una squadra senza obiettivi è una squadra morta, non sa neanche perché è in campo, quindi credo che ognuno, ogni squadra abbia degli obiettivi e noi dobbiamo avere quelli più ambiziosi possibili. E quindi che effetto ti fa sentire che questo è un anno di transizione? Anche oggi Luis Enrique, quando gli ho parlato di terzo posto, dice no, il mio obiettivo è la prossima partita, quella con l'Atalanta. Che effetto fa a un giocatore? Non è demotivante? Perché ha sempre ragionato così e perché lo dovreste vedere come prepara ogni partita, le vuole vincere tutte e naturalmente io credo che se le vincessimo tutte da qua alla fine magari vinceremo, non so, lo scudetto, perciò la mentalità è quella di vincerle tutte. Naturalmente io credo che anche lui guardi la classifica quando finisce una partita, anche lui spera di arrivare sopra determinate squadre e quindi obiettivi ce l'ha anche lui, ma il suo modo di ragionare è partita dopo partita, credo che sia il modo migliore. Senti, un aggettivo per definire Luis Enrique, un suo pregio e un suo difetto? Tu sei bravissimo in questo. L'ho detto sempre, una persona leale, una persona abbastanza innovativa dal punto di vista calcistico, una persona però piacevole da vivere quotidianamente. È un difetto? Non lo so, non lo saprei, sicuramente ce n'ha anche lui, ma non lo saprei, non saprei dire, non mi va, non lo so. Senta, un'ultimissima cosa, tu hai detto a volte ci riusciamo, a volte no. C'è una statistica che dice che quando la Roma fa dei passi, degli stop, comunque coincide fatalmente col fatto che non ci sia tu in campo. Ma la Roma gli stop ne ha avuti tanti anche nella prima parte del campionato e io stavo sempre in campo, perciò io a queste cose non ci credo, ai salvatori della patria, ai giocatori che, a parte quei due o tre che magari però che non giocano, che non giocano con noi, cioè Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Messi, i giocatori che vincono e perdono da soli non sono ci. Sicuramente mi ritengo un giocatore importante, quindi credo che è giusto che io continui a lavorare così e a cercare di stare in campo il più possibile. Grazie.